Allora ragazzi, inizio questo video qua da Saint-Ouen, sto aspettando Mathieu, dove vi descriviamo al meglio questa sagra del jambon alla brace, tradotto per gli italiani prosciutto alla brace. Jambon in francese, da noi a Cuneo, ad esempio, mia nonna quando il lunedì andava al mercato comprava jambon. E io, essendo piccolo, non sapevo cos'era lo jambon. E poi, quando ci siamo italianizzati, è diventato il prosciutto. Guardate la coda dove arriva fino lassù. Tutti in coda per il pranzo, è la mezza. Ecco, presento qua Mathieu e Mathieu. ciao. Ciao Allora, Dejo. che ruolo avete voi qua nella festa? Ma a me eri già venuto da me a vedere Sì. la produzione del prosciutto. Quindi li Adesso mandiamo a vedere la sì, produzione del c'era già un video prosciutto. tuo che spiegava tutta la produzione. Ok. Adesso qua diciamo che siamo nei 3 giorni clou di Saint-Ouen, perché questa è stata la causa del perché io produco tutto l'anno i prosciutti qua a Saint-Ouen. Quindi è la 44esima edizione della sagra del jambon alla brace di Saint-Ouen. C'è la che è gestita dalla Proloco. Io sono produttore e lui è il nuovo presidente dell'associazione Jambon alla Brace. Ok, ciao a e te. quindi voi avete il marchio. Abbiamo per adesso una certificazione PAT del prodotto, perché è un prodotto agroalimentare tradizionale, e con la nascita della nuova associazione speriamo di riuscire ad ottenere l'IGP. Sarebbe quindi il primo prosciutto cotto IGP in Europa. Stiamo preparando tutti i documenti da presentare in regione, a Roma, in Europa, e quindi vedremo. Da Speriamo di superare riuscire questa a. Eh burocrazia. sì. Esatto. Lui è Ok. anche il nipote dell'inventore del Del prosciutto. jambon alla brace. Sì, nel 1978 un gruppo di amici si chiamavano il Comité de Matuffio, che è un po' un nome scherzoso con cui ci si riferisce agli abitanti di Saint-Ouen, hanno deciso di proporre, oltre ai piatti tradizionali, appunto questo jambon. Inizialmente si faceva un buco nel terreno, veniva sotterrato e si cuoceva così, e poi hanno deciso di farlo nei girarrosti che avete Che visto. andiamo a vedere. Ah, adesso andiamo a vedere, così Poi si lo può assaggiamo innaffiare anche. con la Certo, birra. certo, certo. Perché di tradizione qui è sempre stato servito caldo il prosciutto, quindi si arrostisce a legna fino a quando è caldo al centro, lo si tira giù dal girarrosto, si taglia spesso e si mangia con la polenta, i fagiolini o l'insalata di cavolo. Da quando lo produciamo qua è interessante mangiarlo anche freddo, perché diciamo che cerchiamo, come ti avevo spiegato, di fare il prosciutto più di qualità possibile. Genepi, miele, birra e legna locale, lavorazioni artigianali. Adesso andiamo a vedere. Qua diciamo che è tutta la. Oggi è domenica, è il giorno in cui c'è più afflusso. movimento, sì. C'è un'oretta e mezza di coda, perché il prosciutto piace, meno Sì. male che piace. Adesso Meno male. praticamente abbiamo il padiglione, di qua tutta la zona cucine, dove facciamo la polenta cotta a legna, i girarrosti dei prosciutti, così vi Andiamo facciamo a vedere, sono vedere. curioso. Andiamo. Polente cotte a legna. Usate farine tradizionali. Sì, farine integrali. E poi viene servita o così o se no con la fontina. Quindi facciamo delle teglie di Ah, sì. polenta grassa, la chiamano Con la polenta fontina che grassa, scioglie dentro. col burro e la fontina. Guarda, qua Eccolo qua il prosciutto. praticamente questi sono i vecchietti che fanno da 40 anni cuocere i prosciutti a Complimenti. 10 euro ogni No, piatto. beh, Ah! e praticamente Vecchietti, questi bravi. sono stati messi su stamattina per servirli a pranzo, e quelli sono quelli che serviremo per la cena. Quindi vedi che cambia totalmente il Ah, colore, perché da rosa chiaro diventano più scuri con la rostitura a legna. Li continuiamo a bagnare con la birra senza glutine. E quando sono caldi al centro li tiriamo giù, li affettiamo. Adesso vi faccio vedere l'affettatrice.
Qua sta affettando il prosciutto caldo che verrà poi messo nei piatti. Non te ne fanno nessuno. Lì c'è la cucina dove fanno tutti gli altri piatti e poi dalla cucina tutti i piatti passano ai self-service e tutti quelli che avete visto in coda prima passeranno lì e mangiano. Se vuoi vedere anche dentro il padiglione è interessante. Assaggio? Prendi questi. Grazie. Dov'è la mia bottiglia nostra? Mula. La mula e i Valmaina. Ah, i Valmaina. Sei venuto solo... Solo io. Ah, col camper. E lui è lo chef della sagra. Anche lui. Uno degli chef, lui. Degli storici. Complimenti. Sì. E questa è la birra del Gran San Bernardo che tra l'altro fa suo figlio qua sotto. Ah, quindi è la birra che usiamo... A metri zero, giusto? Sì, a metri zero, è veramente. La birra che usiamo nella produzione del prosciutto e che serviamo poi durante tutti i giorni della sagra. Quelli sono tutti i fusti di birra del Gran San Bernardo. Un po' di birra. Beviamo forte. Sì. Coda sempre più lunga, nonostante sì, l'orario. Andiamo a vedere dentro. È la punta della sagra. Qua abbiamo i due self-service dove serviamo tutti i pasti, la zona bar. No, è molto ben organizzato. Sì, tutti i ragazzi giovani, coinvolgete, sono tanti bravi. Giovani, è 44 anni che c'è la festa, quindi migliora tutti gli anni e fa piacere perché chi viene apprezza l'organizzazione, apprezza il menù, apprezza il mangiare. Quindi qua abbiamo la zona bar e la zona... E questi sono i prosciutti, quelli confezionati. Quella, praticamente l'associazione che è nata quest'anno per arrivare all'IGP, che si occupa della vendita dei tranci, perché chi viene alla sagra poi ha piacere di tornare a casa con un pezzetto, mangiarsi. Ed è squisito. Le lanzette, no. Questi sono i costumi tipici. Andiamo qua, il costume di carnevale. Questa è una scultura di un artigiano locale che vi propone il nostro costume di carnevale. Questo è un tatà tradizionale che ha fatto Ciro Vierè, che è andato a trovare a Rifugio Monfalè. Questo qua insieme a un altro scultore valdostano hanno fatto questa linea di tatà però a grandezza naturale. Bello. Allora, mi serve anche un po' di cacio e pepe che non ce n'è più. A parte che faccio questa ragazza qua, che poverina. No, numero uno. No, impongo, propongo. Assaggi anche questo, annusi prima di mangiarlo. Cacio e pepe mi serve tanto. Allora, faccio la ragazza e sono da lei. Questo qua è un arrosto di vitello lavorato con aglio rosmarino. Questo sono gli ultimi rimasti col prosciutto di Santo Yank qua della zona. È finito. Finiti se Dio vuole, dove? Ne abbiamo fatti pochi, Dio santo. Allora, signora, comandi, dica lei. Brava la signorina moglie. Provi, chieda come sono. Anche lei, giovane, con begli occhiali da sciatore, fermo. È andato. Mi dica ancora, è buonissimo. Senta questo premio, signorina, mi manca solo lei. Venga qua. Senta, dai, che annusalo prima di mangiarlo. Arrivederla, signorina, grazie mille per essere tornata. E via. Tortellini e agnolotti. Brava, santo Yen e un altro regalo. Reggete, Dio, te stradora. Ti do anche quelli con la rostra, ti li comprano tutti questi qua. Guarda che roba, sembra una fiorentina, tanto sottile. Ma c'è Dio santo, anche te, basta, te l'ho già dato, la zucca le piace, vedi che sei tremendo, che non lo volevi mangiare, testone, via poi, porca boia. Un po' di show perché... Allora, ti preparo io i sacchettini, sai perché tutti ne prendono così pochi? Perché sono cattivi come il veleno, li puoi congelare fino a gennaio, anche 10 mesi. Li usi quando ti pare, non sono come quelli di Giovanni, questo non lo registro, se no c'è, finisce. No, che vado in carcere. Cioè non diventano un tortellone quando li cuoce e quando le serve li prende fuori, capito? E poi ti risolve una cena quando ti spacchi i maroni che non sai cosa fargli da mangiare. Un minuto, due minuti, il santo niente. Dai che te, basta? Ma porca boia, basta, solo lì. Vabbè. Vuole anche mica un po' di parmigiano, sa, sono della zona. Intanto
serpenti hanno problemi. È caldo, caldo? È caldo, sì. Grande Mauri. Ma poveri maialini, come li trattate? E buoni che sono! Ma che bello! È buono! Del tavolo di visita. Quindi a Wissol siamo a 14. 14? Sei in che fiano? Sei che ti piace sui tre? Allora, vorrei venire sui tre. Fatti veloce, tu, perché sennò se ne... Ma no, mai ne è quello te. Da smaltire tutto il prosciutto e quello che ho mangiato. Qua vi faccio vedere, a parte il campo da calcio, abbiamo l'area attrezzata, l'area picnic con i barbecue. Prendi la legna, accendi il fuoco, non c'è pericolo per niente. Prima sto facendo due passi qua per smaltire le jambon, adesso giro la camera e vi faccio vedere la mandria dell'Istituto Agricolo di Aosta. La mandria sono le vacche che vi avevo fatto vedere già nel video questa primavera, andate a cercare nel video dell'Istituto Agricolo. La stalla è qua sopra, la malga è proprio in centro paese, praticamente da Aosta. Quest'autunno, se riesco, quando praticamente fanno la desmontegada, la desarpa, come si dice qua, vengo su a documentare quel mio video. Pascolano tutto a pezzi, come vedete, danno, spostano i fili come facciamo là noi in pianura. Saluto, fa venire in mente il mio amico Stefano Agostini. Guarda come fanno pascolare qua i ragazzi dell'Istituto Agricolo. Ci sono pochi infestanti, qualche ortica, ma poca roba. E questo è l'alpeggio dell'Istituto Agricolo. Mi sono spostato su questo lato, c'è la stalla, la stanno irrigando. Questo vuol dire accudire i terreni, perché come qua le vacche avranno già pascolato 2-3 volte e come vedete ci sono i fili. L'altra parte l'ha ancora da pascolare, poi pascolano questo, nel frattempo cresce. E qua è la stalla dell'Istituto Agricolo. Là c'è il fuoristrada, Etico Defender. Ora vado di nuovo, faccio un po' di doccia qua, bella fresca, lui bagna anche il telefono. Vado di nuovo su alla sagra dello jambon alla brace. Devo farvi vedere l'arcobaleno, ma non so se si vede.
meglio che lui non lo vede, se qualcosina dovrebbe vedersi. L'arcobaleno artificiale. E con te non so perdere, ti capisco quando ti riprendi. Anche il torneo di petanga bocciato. Qua che sto filmando arriva questo ragazzo. Come fai a conoscerli? Ti guardo sempre su YouTube con mio nonno e mio zio. E queste belle ragazze che sono? Mia cugina e mia sorella. Ah, hanno i balconi fioriti. Sai che io li guardo sempre, ma non mi osavo, visto che ci sei te, allora. Questa si nasconde. I miei video sono così. Qua abbiamo il coscritto. Sono di nuovo accampato qua per la cena, lasagne stasera, poi il prosciutto dopo. Guardate che onore con Loris Gallo, ciao! Tutto a posto! Salutum, Sonia! Sonia! No, bacioni! Tutto a posto, Manchi solo tu, ma stai lì che almeno il fresco ce lo godiamo noi. Ecco, la sua maggior count delle langhe. Ciao Sonia! Partì o no? È arrivato qua questo ragazzo che il nonno me l'ha portato, me l'ha presentato, come ti chiami? Matteo. E segui i miei video? Sì. Ma perché? Perché mi piace. Perché sono sempre in giro per i monti, poi con le mandrie e tutto, eh? Continuo solo a seguirmi. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Thank you.
34 anni fa eravamo insieme nel battaglione Aosta, tutti e due abbastanza imboscati, io di più, però un fantenaire per gli amici del battaglione Aosta, le cumbie alpine. Tra questi tre giorni di manifestazione alla sagra del Jambon alla brace, prosciutto alla brace, se vi è piaciuto il video, se l'avete trovato interessante, partecipate numerosi alla prossima edizione del 2025. Bye bye a tutti da San Oyen.